Cretino, cretino, cretino. Ci posso pensare, picciotte. Pasqua, ma chi ha? Pasqua, che ti succede io? Pasqua, picchio ma rispunne. Talia se parla. Pasquale, parlami. Ci posso pensare, non ci posso pensare, Ro. Mi disse tre parole di commiato e mi commiatò. Cretino, cretino, cretino. E non aggiungo altro. Ma cue, un professore? Ma quale professore, Ro, quale professore? Chi di un santo cristiano è? Chi di si fece una bella resata e tutto cosa fa nero già? E allora di cui sta parlando, tu tenente? Pasqua, non mi pare un caso. Non ti pare un caso, non ti pare un caso. Tenente, tenente di Mestevale. Cretino, cretino, cretino. E non aggiungo altro. Pezzo della zaruna, che se l'arriva a ingagliare, Pasqua, ne appare una demenda. Pasqua, di ingagliare, ingagliare. Io quando... una demenda. Quante volte ti l'hai detto, Pasqua? Fatti l'affare da tua casa, no? Sempre che stavi chiedendo mi scanno. Cretino, cretino, cretino. Ma quanto volte mi disse cretino, manco io faccio. Ma mischino, chi tu capace che si credia di trovare una bella ragazza? Ma chi sapeva credere, no? Chi sapeva credere che ci fu un momento solo che ne vistemo o ne vistemo. Ma ah, che ci parsero brutte assai, Pasqua? Brutte? Brutte, no? Roba di museo! Cose zoologiche! Roba da pezzarla a nafagare e fare mangiare le corvo! Scusami, allora certo che chi non sa vi a scandalizzare, dico ne che ci può dare torto al povero tenente. C'è una torta, c'è una torta. Io capisco scanto che sei pigliaro, che appena hai visto ci venire verme, meschine. Però dico, un pressure, non si poteva fare una bella resata, un tenente, non poteva fare che si metti a ridere come un pressure. No? Scancio mi spiattellonna la faccia, picce vuote di seguito. Cretino, cretino, cretino! E non aggiungo altro! E ora basta, Pasqua, non ci pensare io. Te l'ho detto sempre tante volte, ma perché ti ci va a mischi in questa discussione? No, 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 ma come non vuoi capire? Che sto matrimonio hai a fare scruscio! Ma non solo il cabusacchino, in tutta l'Europa! Ai! Pasqua, chi ha? Pasqua, chi ha? Ui, tu rovi! Qualito! Chisto, qualito! Ai, la freve, c'hai, la freve, la freve! Ai, non ammaccare! Ma che ti ci fa come naste? Come navo, chi do cutugno, quando eravamo dentro la casa di Matamè, mi ha detto un corpo forcune. Capo volesse sapere qua che ci disse a chi che io era dentro la casa di Matamè. E io volessi sapere a te che ci portava a casa di Matamè. Che ci portava, ci appaggire per impegni personali. Fammi vedere stuito. Aspetta, esatto, fermo! Aspetta un attimo che chiamiamo Antonia, ci vogliamo fare un bel imbacco. Antonia! Antonia, vieni qua! Mi chiamavo Scienza! Sì, ti chiamavo Scienza! Senti qua! Che pane, Scienza? Faccio un poco di pane cotto a pagione. Con pomodoro? Sì, con tomazzo salato! Un impacco fisioterapeutico per il dito, Antonia! Ah, chiudo pette pette pette! Che sono il gioco? Vattina da banno! Curro, vattina da banna. Curro, lasciala curro. Stare, che ora ci penso io. Vieni qua, mettiamoci un dicchio d'acqua per ora, vieni qua. Ai, 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 è rosa. Ah, fammi... Ah, questa, questa, mi rinfresca. Avanti, hai visto? Ai, 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 ai. La freve, c'hai il rosa. È ovvio. Pasqua. Ah, chi è? Senti che t'avevi a dire, dico, ma sa che morì donna Paola? A moglie di Don Angelo. E io mi schiro non faccio che chiangere da mattina fino a sera. Chiangi, chiangi, sì, chiangi. Prima manca poteva sentire parlare, ora chiangi. Piuttosto, vuoi vedere che stiamo parlando di Don Angelo a Facundo se presenta? Sì, vabbè, ogni volta dico nei casi. Appena... è vero qua. Don Angelo. Don Angelo, quando Angelo ha saputo di sua moglie. Salutiamo, non mai qua. Salutiamo, Don Angelo, salutiamo. Venga, caputo voi solo, sto su speruna, Don Angelo. Lasciatemi gridare. Lasciatemi sfogare. Io senza Paolo non posso stare. Don Angelo. Lascialo sfogare, meschino! Meschino, magari per la buon'anima che morì.
E comunque, Don Angelo, ci faccio le mie condoglianze, veramente. Grazie, però mi avete a fare un favore. Se sono sperona, di inganni mio, non avete a diettare ciò. Come qua, mi sbattono, non avevo costo, come mi sbattono. Don Pasqua, Don Pasqua, hai un gruppo carne e carne rossa, hai un carne... Poi ti sguazzo culacito, culacito. Mamma mia, mi viene da piangere, come mi genero? E Don Angelo, però ora si calmasse, ma che si ballate, che si ballate, allampate. Don Angelo, sentite qua, ma io mi ricordo che neanche io avevo tanto d'accordo con la buon'anima, vero, Sì, è vero, vero, avete ragione, ma lo sapete, signor, l'amico si piange quando si perde. Ragione ave, lo saccio. Ora se ne adona. Poi io mi ricordo che ve lamentavo per caffè, ve la montavo per la ronfolio, dico... Sì, è vero, il caffè era da Gianni, veramente, ma almeno c'era come fagia. Certo. A notte mi lamentava che ronfoleava, ma poi ci aveva fatto abitudine. Ora, se mi credete, signora, a notte mi voto, mi giro, mi rigiro e non posso pigliare sonno, posso pigliare... Don Angelo! Perché? Perché ci manca la ronfolio, ci manca, no? Don Angelo, Don Angelo, sapete che facciamo? Vi do un bello consiglio. Accattatevi un bello porco, lo mettete sotto letto. Ah, sì, appena comincia a rompoleare, vi pare vostra moglie e dormite tranquilli. Ma cosa ci sparanno all'ala e venne a casa di gente mia stamattina? Chissà. Don Angelo, per carità, datemi aiuto! Ora basta, però. Chi sono un'altra moglie, vuole però. Sì, veramente, veramente un'altra moglie ci vuole. No, Don Angelo, dico, vaggio potete fare il socco volete, ma mio marito mezzo non ce l'avete a mettere più. Dicillo, faccio. Signora, io specialmente a notte, ho bisogno di un poco di conforto, ho bisogno. Sicuro, Don Angelo, conforto, conforto. Lo sappiamo che facciamo, Don Angelo. Ora sera mi metto a girare paese paese, mi metto a chicchiare da re porte, a prima femmina che sente a ronfoleare, a piti e va a porto, vi piace a così? Buono, basta che buono, ne scemo. Come niente. Avanti. Sì? Si può? Salve. Io ti faccio nato. Donna Rosa. Alessio. Che? Che ti detto le hanno sfaccennato? Mi saluto, Don Angelo. E allora dico, sfaccennate, qual buon vento vi mena? Come mai da queste parti, Chi è lo discorso? Stiamo a parlare con lei a quattro ore, non Pasquale. Va bene, allora io me ne vaio. Vi saluto. Ho tinto per qua resta, Pasqua. Io a Dabanna mi sto io, non da una vicina. Va bene. Arrivederci, con permesso. Ne vediamo dopo, ne vediamo dopo. Coraggio! Don Pasqua. Don Angelo, chi è? A lutto? Come a lutto? Ma perché non sa che ci moriamo ieri, donna Paola, ma... Veramente? Condoglianze, Don Angelo, e felicitazioni! Vale. Condoglianze, vale. Condoglianze anche da parte mia. Grazie, grazie, grazie. Ma mi dicesse una cosa, ma com'è che siete vestiti in ivoro? No, no, un ivoro non si usa più. Ora no? Si usa un bottone, una cravatta e un cappello in ivoro. Lutto economico, lutto economico, c'è crisi, Alessio, A me un ivoro mi fa occupare, capo di voi solo, Don Angelo, fora, fora. E ti occupare fora, e ti occupare. Amore, forza, forza. Lasciatemi sfogare, Vabbè, ho cambusando però, Don Angelo, ho cambusando e ti fa sfogare, amore. Forza, forza. Fora, fora. Paola! Paola! Paola, non è Paola! Non è Paola, non è Paola! Paola, non è Paola, né Calabria, né Calabria, Paola! Ma mi raccomando, Paola! E allora, amore, quanto sento che venisse a fare, vado tu? Vabbè, dico, ma basta, non lo potevamo assettare! Assettato, amore, è assettato! Va buono! Allora, quanto sento che comandi mi potete fare, forza, forza. Caro Don Pasquale, guai, ma io, credo che ci posso dire, Alessio, da lei. Parlo io. Carissimo Don Pasquale, il motivo della nostra visita è ingannato, vi innamo qua, perché ci abbiamo a dire Che cosa mi aveva a dire, quanto sento, forza. Che ho discusso? Tale Calè, pensassi tu, io che ci penso per ora? Senta Calesse, per mio parla tu è la stessa cosa, forza. Amane, all'estremo. Allora, parlo io, Don Pasquale. Carissimo Don Pasquale,
Carissimo Don Pasquale, io sono già secolato. Perché lei va a sapere che che succede? L'avete cominciato tutto il discorso. E non finisce per me. Sente qua, Calenna. Intanto addumate il suo microfono, con la caputo. Ho parlato, per me è la stessa cosa. Amore, che succede? Addumatelo, lampione, ancora addumato. Come cosa l'ha addumato? E non funziona! Ah, Don Pasquale, ah, pausa. Quarant'anni di esperienza. Mai aveva succeduto. La diavoleria del tenente. Un servizio piccio stasera. Sai che? Sendo fuori. C'è mutazione. Sommettiano. E cacciamo. Niente. Il bello della diretta, dai. E bene. Allora, dicevo, Alessio, ho parlato per me la stessa cosa. Amane, che ho? Allora parlo io. Hai parlato, amane, ne scemone. Carissimo Don Pasquale. Se sole dire peggio dell'aria. Niente di me. Perché avete a sapere, vi ripeto, che il motivo della nostra visita è ingannaccio vinno mocca, perché ci abbiamo a dire nga... Chi mi aveva fatto? Che ho fatto? Dalla Calenna, pensaci tu, ma figo, vero ti dico, mia? Alessio, per mia, ho parlato la stessa cosa. Amore, ne volevo essere questa discussione. Carissimo Don Pasquale, ora tutto un sembra non può essere, come facete confondere, A uno. Forza, tu parla. Va bene, Don Pasquale. Parla tu. No, parla io. Parla tu, amore. E parlo io, parlo io, Don Pasquale. E parlo. Allora, Don Pasquale, stamattina era dentro, ma mi stavo preparando per dire vino a caccia. Hanno tutta andata a vuota, Don Pasquale. Tutta andata a vuota. Srapiò la porta dell'ingegna mia. Ma ho botto. Ta-ta-tan! E lo sapete che c'è dietro, Don Pasquale? Che c'è, sì? E sapete? Un fulmine! Un fulmine, Don Pasquale. Che? Ah, se sapesse. Ma un uragano, Don Pasquale. Niente di meno. Ma se che manca c'è avuto? E gridava. E urlava. Gridava? Lo sapete che dicia? A me! Dico proprio a me questa partaccia! Proprio a me! Pure parlava allora! Sì, Don Pasquale, Ma che è? E dicia un mascalzone! Un farabutto! Un burattino! Cretino! Assomiglia a qualcuno di mia conoscenza sta cosa, cretino. Ma di cui state parlando? Don Pasquale, vuole ampie scuse. È una arreparazione con le armi. Ma scusa, e tu chi ci hai rispondito? Che c'entra tu, Don Pasquale? Parlava di voi. Appunto. Ho capito, ci davo voto a voi. No, parlava per voi, per voi, Don Pasquale. Per me? Sì. Di Don Pasquale Mennedda. Come? Aspetta. Tutto questo materiale bellico sopra di me e io ne saccio niente. Ma di cui state parlando? Di cui stiamo parlando? A mia maniera forza del ricino, ma ce l'hai a dire? Perché io 198 del tenente Luigi Rossi. Ecco qua. O voleva dire ancora, cretino. Allora parlavo del suo tenentino. Perché? Di suo pezzo di pulcinella, di suo pezzo di farabutto. Don Pasquale, di suo pezzo. Don Pasquale, la seconda vista, va. Ma perché è cadino? No, un certo. Però, è questo dicevo, di questo mascalzone, di questo farabutto, di sto pulcinella. Don Pasquale. Ah, veramente? Confio. Basta, Don Pasquale, tutto questo non è giusto. È il tenente Luigi Rossi.
Vuole una riparazione. Una riparazione. Da voi? Di mia. Perché? Ah, perché penso che io faccio paracquaro a riparazione. No, Pasquale. Ma veramente. Dico, ma la palla fare una curiosità, Pasquale. Che curiosità? Lo sai, siamo cristiani che stiamo sempre dentro. Non siamo niente, non sapevo mai niente. Che è il discorso? Che è? Dico, per espressione, dico, magari sapete che ci è capitato a lei con tenente rossi, dico. Ah, perché va tenente ne sapete? Che ne succede? Ma madre, un signore la avesse a forbanare, dico. Dicendo, non sapete niente, no. Non sapete niente. Allora, mica siamo sempre una chiazza e ne potremmo fare i fatti cristiani. Veramente? Assettate, cavolo. Allora, lo conto il discorso come io. Allora, l'altro giorno, portavo tenente o professore dentro la casa dei signorini Matano, con la scusa che erano le commissarie per la constatazione del danno del terremoto, per farci avere i soldi per contributo. Ora le signorine pensano che le commissarie ci avessero dato chiassate contributo. Che fecero? Dice, ne vestiamo più tinte, ne vestiamo come due sciorde. A queste ne donano chiassate pensando che siamo poveretti. Non basco. E ci dico, se vestero come due sciafezzere. Non basco. A me sentisse, dico, ma queste tinte erano vestute. Tinte? Tinte? Figli di puttana che erano late, non si potevano tagliare. Roba da pezzare la rafagare. Ora, dico, l'utenente non poteva fare come lo professore, che appena le viste si fece una bella arrasata e tutto cosa fa ne rodare. Invece? Scancio no. Mi spiattellò nella faccia per tre volte di seguito. Cretino! Con l'intervallo di un secondo c'è un cretino e l'altro. Ma voi, Don Pasquale? Ah mia, con me presente! In vostra presenza, Don Pasquale? Che come? Quanto stimo la vista della bocca? Insomma, Don Pasquale, vi ha offeso! Mi ha offeso mortalmente! Di conseguenza, essendo voi l'offeso... l'offeso sono io! L'onore della scelta delle armi spetta a voi! Esattamente! Le armi? Sì! Le armi... Ma quale armi, scusa? Come che è questo discorso? Un pasquale, ma dico, ma che facciamo? Io camo qua, la vostra lente ha caputo allora. No, che ha capito, scusa. Ma come ha capito? Il trento Luigi Rossi l'ha sfidata a duello. Come? A chi? A voi. Voi, a me. Con me presente. Come? Con lei presente. Da lei. Questo pezzo di putrescenetta che mi ha sfidata a duello a me. Ma come? Sì. A me ne è sfidato a duello. Ora sì. Non va a scuola. Va bene. Che assurdo. E va bene. Va bene. Io non accetto. Ma non va a scuola. Ma che fa? Stai scherzando? Ma che ne sfido a duello? Che sfido a duello? Non va a scuola. Questo pensa a potere genetica dopo. Niente. Ci in capo, dico. E la cavalleria non la mettiamo. La cavalleria. Io e che se brigadiere finanza sogna cavalleria. Che sorte di cose. Ah, vero, mi batto. Ma che mi batto? Che mi batto, signori miei? Ma come devo battere? Ma veramente. Questo pezzo di genetta. Don Pasquale, dico, riflettite a dirci in capo, no? Che non ha niente il riflesso. Se voi non accettate, dico, Don Pasquale, io. Che bella forte pure a Terescillo. Voi siete disonorato. Disonorato! Don Pasquale. Come? Porca miseria porta. Lei. Sogno sta salutato a lui. Sì, cos'è? Ma come? Va bene, allora. Sogno sta salutato. Ma che mi batto, signore mio? Che mi batto? Non basco, dico va. Che c'ha pizzo il ramastagno, c'ha pizzo qui. No, non è niente. Tu, ma non insistere. Ma come non insistere. Ma fare la cortesia di non insistere. Ah, Tastare muto. Oh, zitto. Vuol dire che mi batto io. Si è battito. Brava Alessio, Se batti io. Indo, non si può battere. Ma perché non si può battere? Non si può battere, non posso battere. Ma dico, se dopo c'è te dava questa inclinazione, perché ce la vuole fare? Se batte lui. Ti sta dicendo che non può essere, non basta. Ma perché? Perché? Perché lui, nella sua figura, è il padrino. Il padrino?
Certo, ma, scusa, certo, perché? Certo, chi apre? Ma vuota Coparrino e chiude con lo figliozzo. Oh. No, un momento, Don Pasquale, purtroppo Calenna per ragione. In che senso, scusa? Nel senso che non mi posso battere. Ma perché dico? Perché? Non mi posso battere. Ma perché dico? Se ora hai detto che ti battivi, ora no. Perché? 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 Perché un signore di una biscotta con una vedetta. Con una vedetta, vero, vero. Perché avessi io la possibilità di battermi. Mi facesse fare a mille pezzodicche se mille pezzodicche. No? Come certe bregatere da finanza, che c'è? Che si fanno pigliare a schiaffo in faccia. E che cagna dando a culo? Ma basta qua! Ma ci parlo, ma ci parlo. Sta là che sono qua! Cosa per dire, Don Pasquale? Se non hai che la confidenza se ne tiene su! Un regista! Marco! Un regista! Schiaffo in faccia! Pelate no culo! Come se io avessi paura dopo di sto terenticchio di sorte, di chi sto scendendo da Nord Italia a fare scantare cristiane, di sto pezzo pure cerezza, di sto pezzo... Don Pasquale, no. Queste parole... Ma sei sicuro che ne ha mussato dopo? Non c'è, non c'è, fa la paese, Don Pasquale. E appunto, dicevo, appunto, di questo terenticchio, di questo pure cerezza, di sto pezzo farabutto. Vi ricordo che quanto vale un ex brigadiere di finanza non ci valgono 100 tenenticchi riempiti con il lapis copiativo. Scrivetevi l'occato. Va bene, mi batto, forza, Amonino. Bravo Don Pasquale. Bravissimo Don Pasquale. Ora sì che Amonino. Siete il vero Don Pasquale. Don Pasquale, come lo facciamo? Facemolo, come è, non c'è problema. Forza, facciamo questo combattimento e ne riusciamo. No, dico, Don Pasquale, un duello, dico, come volete fare? Come è? Come diete, disse? Non c'è problema. Amoni. Non basta, ma scusa un minuto, dico. Qua sciabola, qua pistola. Qua sciabola e pure qua pistola. Però io se piglia sciabola io mi piglia pistola, va bene? Amoni. Forza, Amoni. All'estremo. Ne scemo nella scusa. Forza. E allora è deciso. Il duello si farà con la sciabola. Con la sciabola, con la sciabola. Bravo. Amoni. Bene. Bravo Don Pasquale! Ecco qua! Stavolta siete veramente fortunato! E lo sapete perché siete fortunati? Perché sogno fortunato? Perché avete trovato un avversario veramente degno di voi! Tenenticchio, tenenticchio! Tenenticchio Luigi Rossi! Manco paragone, c'è, manco paragone! È un grande spadaccino! Cava essere spadaccino! Alessi! Ma tu ci hai avuto mai dentro a casa tu tenente Rossi? Io no, perché? Ah, perché? Ma d'acca, d'acca! Perché dico? Perché? Perché quando tu arrivi da e c'è nella sua casa, i mura sono tutte chine, le armi, le erme, le fucile, le spade, le putette, le sciabole, le putte buzza, rughe, rughe, eccola ecco va a dire, crociata va a dire, tutte queste cose. Don Pasquale, privo di vedere le mie figlie se ci stai ungendo una parola sola. Ma quale figlia? Ma che te che bello, non è una pedra, no? Ancora, ora, poi. Don Pasquale, Don Pasquale. Mi trovo la campagna, giusto? Tu sei andato a votare da quando venerdino. Tu la presente d'arvolo di luce che c'è vicino alla finestra. Chi che fa tutta il numero? Aspetta, ma ne erano lumiona. Sono luce, caparono lumiona, ma sempre luce. Arriva chi su, tenente. Buongiorno. Buongiorno, sottotenente, comandi, mi dica, io sempre gentile, sempre toccato, giusto, punto e virgola. E lui mi fa, dice, sta lì all'arvolo e mi fa, dice, ma quest'arvolo voi non lo fate potare mai? Ci si dico, sottotenente, dico, aspetto un rumornatore, oh, e domani deve essere qua. Lunga russa. Dice, Utalia, metalia, e mi dice, ci penso io. Vede. Don Pasquale. Quando sento. Don Pasquale. Ne scio fuori una sciabola. Utanen. Ma una sciabola. Un metro e vinto, non voglio, voglio essere, dico, tre fendenti. Dico, tre fendenti, Don Pasquale. Primo fendente. Za! Secondo fendente. Za! Don Pasquale, arresta sullo zucco. Ma che? Ma scusa, non avevi detto che fendente erano tre? Terzo fendente. Za! E partiamo per un zucco, Don Pasquale, una cosa, una cosa. Aspetta, fatta la sciabola non mi convince a mia. No, non può essere. Alla volta ci può scappare un morto, ci possiamo fare del sangue. Io sono un nemico. No, fatta la sciabola non mi convince, no. E allora facciamo quella bella pistola? Ma voi sapete sparare, Don Pasquale?
Come si ci spara? Come si ci spara? Dico, non è che si pega la telefonanza? Ma sentite qua pistola, no? Dico, ma sentite. A me no? Com'è? A me com'è? Vedi che io quando ero brigadiere finanza, al confino con le contrabbandiere, qua la pistola faceva cose da pazze, sta per sparare. Ex brigadiere della finanza, un po' di reforma. Siete un uomo fortunato, nascissimo qua cammisa. Qua cammisa. Deciso, il duello si farà con la pistola. Con la pistola, con la pistola, non c'è problema, non c'è problema. Cosa stiamo a chiesa? Ma tu sai perché Don Pasquale è fortunato? Pasquale è fortunato... No, non lo so, no, perché, fortunato, no. Perché pure in sto campo tu hai un avversario degno di degno di tenente, è un pistolero di prima categoria, un campione, minchione, pure dopo mi trovavo ad avanzo maiardino, da donna faccio sempre tutte le mangiate, o non c'è la pannata proprio da chi so passa e mi fa signora Alessi, che cosa state facendo? E io ci disse, ah niente, ca, mi stai passando tempo a colpire queste quattro barattole. Chi so niente fa? Quella più cangelli. Cioè sì, come se sentia, di un giannino se sentia. Spero tu. E mi ha cominciato a fare, ma signora Alessi, questi sono bersagli troppo grandi, troppo evidenti. Non è che per caso vi trovate una monetina? Sì, bene. Sopero d'unghio dopo, E andiamo, e ci disse, sì, ce l'ho. Per favore, la butti in aria. Addirittura. Prendiamo una monetina. Hai il cavo all'aria. Un tempo gli talla all'aria. Ma zuffa pistola in le mani. Bucolpa. Pam, pam. Scomparia monetina. Polverizzata. Pesca la monetina. Aspetta. Sta pensando che la pistola non può essere. No, sto fatto la pistola non può essere, no, perché io perciò, attenzione, hai tante responsabilità, hai una casa, hai una moglie, hai una cameriera, babba, malaio, no, qua pistola non può essere, niente da fare, ma non la soluzione. Ma come pericolosa, pistola, no, ci possiamo fare del male, ci possiamo scioppiare, ma mia come ci porta, ma che dici? Ma Pasquale, o volete capire che sto un duello, e ho sfilato sei tu. Sì, ma perché dico ci dobbiamo fare del male, dico ci dobbiamo scioppiare, no, la scelta delle armi spetta a voi, insomma, come volete fare? Lasciamolo con la pistola, guardiamo. E se potessi scegliere, sapessi come l'avessi a fare sul duello? Come? A male parole. La parola d'una idea. A male parole. Che parola d'onore che ce ne dice quattro con la sassetizio da donne. No. A male parole. Sono Io male capivo, parole. Don Basqua. Avete voglia di scherzare? Avete voglia? No, non voglio scherzare. A male parole. Sono mia Amoni. Sono mia pure. Trovato! Che ciò vuoi? Che ciò vuoi? All'americana. Che ciò vuoi? Come? All'americana col cioccolatino. Come? Col cioccolatino. Col cioccolatino? Un combattimento col cioccolatino? Bravo Alessio, che pensata, che trovata. Ma quanto sono veramente intelligente questa americana. Un combattimento con cioccolatino. Allora, potremmo fare. Io facciamo così. Per parte mia ne porto un chilo di cioccolato. Un chilo, due, non vai qua. No, due no, due chilo tutti e due io, un chilo porto io, un chilo porto tenente, a mangiare tutto. Tu cosa hai a portare? Don Pasqua, a Nato ne servono due cioccolatine stesse, tutte e due chine del rosolio. Due, una e due. Perché? Piuttosto, sapete quale tema è questo duello, no? Capite? In questo momento non mi sovviene, che ci posso fare? Allora ci spiego io, se aspettassi, spiegami come si combatte. La vedo cioccolatina, questo ce la faccio bene. Beh, Antonia! Ma chiamo voscenza! Attia, chiamo voscenza! Ma pigliato cioccolattine, va bene. E due cuticine! Sei, due gallanacce! Due cioccolattini! Due cioccolattini! Amone! Allora. La cammariera un poco... giusta, ma picca a nave, sciacquetto bello! Ma scuola, adesso che buono! Ma che portassi, a cacao hai portato questo rosolio? Ma come portaste? Ma qua è casa cacao! Qua è casa cacao, Chi pregogna? Se vanno cacando in casa strana! Chi pregogna? Chi schifo!
Quando è così che avete un stomaco ammarazzato, avete a stare a vostra casa, avete a stare... Che schifo! Che fede! Che fede! Ma vattene fuori, vattene fuori, vattene! Non si può, non si può annegare di niente, di niente! Ma attuppata precisa! Cazzo di cioccolatti! Don Pasquale, è mannaggio! Allora, ora ci spiego come si fa questo duello all'americana. Allora, prendiamo questo cioccolatino. Uno, gai un mano. La scuppa in terra e buttiamo tutto due cadinci. Poi ci diamo una bella ramanata. Ramanata, certo. Prima da una latata. Un po' di sale, spezie, niente. Poi la tua domanda. Prego, Don Pasquale. Se pigliassi un cioccolatino. Se pigliassi un pigliare uno? Ci chiesse buono però, eh? Ma raccomando, ce ne sa. Che sto qua? Benissimo. Ora, pigliassi e mettessi a mucca. Ma a carta, ce la lavare, Don Pasquale, ma com'è? Non voglio, ce la vado a lavare. Calma. Ecco, Don Pasquale, quando cioccolatino resta a cadinza? Uno. Benissimo. Ora, che sto pigliamo? E lo damo al signor tenente. Prego, signor tenente, si piglia il suo cioccolatino e il suo futtissimo in mucca. Lo mangia il suo tenente, buonissimo, buonissimo. Buono, buono, buono. Dice che non si può lavare in mucca. Faccio da sanno meglio. Dice, perché non si può lavare in mucca? Perché in biccica. Buono, buono veramente. Un duello fu fatto. Finio. Finio? A cos'è? Ma veramente, sta americana sono una razza progressiva, veramente. E finito il duello. A posto? Un duello. Andiamoci da qua. Ne potessimo fare uno io o non ne potessimo fare? Abbiamo malatato sicco, non faccio qua. E finito il duello. E ora? Ora aspettiamo l'effetto. Puh! Anucida. Aspettiamo l'esito, Don Pasquale. Già. Ma aspetta l'esito, che è il suo discorso? Aspettiamo l'effetto, aspettiamo l'esito. Già. Ma che erano cioccolatine purgative per caso? Don Pasquale, uno c'era il rosolio, e invece nell'altro... Voleno per surce, Don Pasquale. Come? Voleno per surce? Ma quando sono malvagio sta americano? Calma. Cosa fa niente. Ma perché va a fare veleno a me al suo combattimento? Ma non capisco. Sto duello stava a fare, non una maniera. Ma no, a cos'è? A morire malato con veleno suce. Ma che dici? No. Facciamo una cosa, Don Pasquale. Arrestiamo come abbiamo detto prima. Qua sciabola. Alla fine che ci può chiedere di mezzo? Un corpeggio. Ma che dice? Ma chi tu tenendo come prato con c'è pendente? Chi tu tutto mi fa giolia? Ma che dice? Che dice? No, non può essere. E vi ricordare che hai tante responsabilità io. Hai una casa, hai una moglie. Non me la babbo. Hai una moglie la babbo. Non va qua però. Ma la torrangina sta facendo però. Lei va a stare solo zitto, punto e basta. Zitto. Sì, a parlare. Ma che stai zitto? Perciò io vi sto a morire senza manco potete dire bizze. Ma che chissà, Don Pasquale. Ma ci senti a dire zitto, perché andava a parlare. Zitto, perché un mulisse che lei se andava una mattina una ragazza e va a condannare tutti. Domani faccio il duello. Ma perché, che fa? Che succede se dico domani faccio il duello a centro degli altri? Che succede? Non la va a sapere nuggio. Ma perché non la va a sapere nuggio? Ma da lei che cosa? Ti mette caso me la sapisci un sindaco. Che fa un sindaco? Niente fa un sindaco. Che cosa fa? Un proibisce. Un proibisce. Ma siamo sicuri? Certo. Un proibisce. Ebbene, quello è un proibisce. Un proibisce. Allora ce lo dico. Ma queste sono cose di piccerini. Ma scusa. Ma... che cosa può dire un sindaco? Perciò, Pasquale Neddo, che noi andavamo detto, avevamo terra in penaita. Ave che ne conosciamo. Dice come? Pasquale Neddo. Dice, la vita che ne conosciamo, tu fai un duello e io non ne saccio niente. So come pensare. Comunque può pensare. Ma non può essere così, io ce l'ha a dire a dire. No, ce va a dire, Ci sa dire. Ma ce va a dire. Ce va a dire. Ce va a dire. Sì. Ce va a dire.
Tanto appena mi sono fuori e non ha sapisciuto niente. Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Io mi chiamo e mi dice Don Pasquale. Don Pasquale, che Don Pasqualino. Esce fuori la pistola e un corpo solo per una. PAM! Cangro giù da fronte e mi stendi che allungo la conterra. Rifattiamo. Non può essere. Calma. Su duello che si può fare? Calma. Perché non si può fare? Lo capisci, io Don Pasquale posso dispiacere. Appunto, le corde che mi stanno, veramente. Ma perché non si può fare questo duello? Non si può fare. Capisci? Ma come non ci pensavo prima? Che succede io? Manco locale. Perché? Manco locale. Capito? Tu, manco locale. Pensavo a te. Senza locale, come si fa? No. C'è solo locale. E che locale? È un combattimento di chi non ci ha pensato la vita. Casi di tanto conosciuto, conosciuto tante gente, dico, e sta c'è un po' di gente assolazzata. Un po' di tranquillo, Don Pasquale. Dico, va. Dale, mi sfornicio, ma in questo momento non mi so bene, nudo locale, veramente. Non so bene. Un locale per questo combattimento. Trovato! Che trovato? Ma sempre che c'è? Che c'è? Che trova, Don Pasquale? La manna era tutto rocco! Che ti mangiassero la canna? Ma Don Pasquale dopo le cose la manna da fare! Ma veramente? Così, va! Ma dico, la manna era tutto rocco che ha tutto l'orto di cacca! Metti che se Don Pasquale cade in terra che fa? Si cacaria tutto! Ma veramente? Chiaremo. Se il locale non è pulito, io non combatto. Allora se cose ci hanno accusate, su duello non si può fare. Arrivederci. Appuntamento a manna rosso rosso. Un duello, macello. Perfetto. Nesso da manna, traso macello, a tu passi ciò camposanto e gli è tutto fatto. Bravo, veramente. Un momento. Che è manco macello, ti piace? No, dico la cassa. La cassa? Ma che cassa? Ma che? La cassa è morto? D'accordo. Che c'entra la cassa è morto? Dico, la cassetta di medicinale. Ma che fare qua cassetta medicinale? Che fanno? La ma portare tintura di iodio, spirito, garze, bende, ma che fare? Aghe, furfecicche, ma che fare con saghe, ugli, bende? Che fare? Spiegate, io non te capisco. Certo, voi dobbiamo fare un giocciolo. Ma se? Un giocciolo senza semenza. Ma se? Lungo e minchione, se va. Ma se? Multa e panzone, se vendo tu. A me. A te. Che mette caso, un cotenente cirone, un corpo di sciabola a Don Pasquale. Che fa? Ora siamo tutti scusi sotto d'anderra, manco due fila e retto punto, ci siamo a dare! Questa cosa si diceva davanti alla Cristiano? Ma io non mi capisco. Un corpo sano ci sta facendo pigliare. Niente, non ci vuole niente, tutta più la tinta barella. Ho parlino per l'essere monzone e faremo tutte le discussioni. E ciò, calma, stiamo nel calma. Dico, ma la cosa... Oh, picciotto, non parate di video, già Don Pasquale, dico, già, mezzo terreno, dico, la cosa è una cosa spettacolare, bellissima. È una cosa di lusso, da mezzo terreno a Don Pasquale. Don Pasquale, mi raccomando, se ricordassi, domani mattina sveglia alle 4. Che? Quattro, già fa un pane. Ma cosa si addormisce? Uno compenserei chi sono umano combattimento ci ha pizzato la vita, sveglia se mette. Tu pensi che Don Pasquale possa addormentarsi pensando alla magnificenza di questo duello? Dico una cosa di lusso. Don Pasquale, mi raccomando, domani mattina prontissimo già, perché dico qua, un clima poi sbaglia, dico, e poi facciamo danno, giusto? L'ha finito. Allora, siamo pronte? Dico, che fa? Ah, ma devo fare un'esibizione,
un'esibizione dimostrativa. Per fare capire a Don Pasquale come si combatte. Buono, ma capita a fare? Ma capita un'esibizione dimostrativa. Tale, vedi, devi dire questo una vese da. Chi te da? Sì, pigliale, pigliale, non tu pigliale, tu non a mia. Ma capita a fare? No, ma scusa. Diamo un'esibizione di come ci si duella. Uno scontro tra il tenente e Don Pasquale. Benissimo. E allora? Tu fa Don Pasquale, no? E io faccio tenente. Aspetta. Che? Se ci permette... Don Pasquale ho fatto, e tenendo faccio io. Cioè, non sa faccio ma questa cosa tu, gente, io ho detto che tu lo sei, non ci volete. No, peggio, tu fa Don Pasquale, io faccio tenente, ah no. Ah, c'è? Allora sa che ti dico? Che mi dici? Un duello. Fattilo solo, fattilo, non un faccio niente, va. Bello. Va bene, va bene. Tu fa tenente, io passo a Don Pasquale, sei contento ora? Ah, ora, sì. Ah. Ma poi mi hanno una fiducia, sventurate, che fiducia che vuole fare a Don Pasquale. E allora, Don Pasquale, a che chiasse? Si scende sul terreno di battaglia. Arrivasse? Io sei, tu arrivasse? Io arrivavo. A posto. Salutare l'avversario. Quale avversario, scusa? Come quale avversario? Don Pasquale, utenente, no? Ma mi hanno ammazzato il suo saluto. Come ammazzare? Saluto a nudo. Alla vita a salutare, Don Pasquale, dov'è? Saluto a nudo. Don Pasquale, è la prassi. Ma quale prassi è prassi? Salutatemi a lui. In guardia, a noi. Hey! Don Pasquale, Lo sapete che cico? Che mi dici? Che siete un gran cornuto! Don Pasquale, cornuto ci dice, Don Pasquale! Cornuto, tu conduci puro! Cornuto ci dice! Cornuto! A mia, re! Oh! Che è? Lo sa che ti dico? Che mi dici? Suppa! A mia? A tia! Io sa che ti dico? Che? Ma so! Io, ma zio! Allora, ninnaro! Che succede? Mi ha accecato! Don Pasquale! L'avete colpito, l'avete accecato! Come scavo? Sì! Annurva! Non si può più! Dopo, pigliate chissà! Dov'è? Dopo. Dov'è Don Pasquale? Ma chi di orfo ancora mi va cercando? Ma come può? Ma come può cercarla? Accecato con me, come? È un duello all'ultimo sangue! Guardia! E si è staccata la testa! Uomo! Povero Don Pasquale! Che succede? Madonna, non è a finire! Ma che succede? Non è a finire! Ma che cerchi? A testa, vedi tu! A testa! Ma che? E vieni a testa, picciotto! Dai! Ci vado! Vicino al cancello! Che ne so? Alessio, ma piglia sta testa, ma piglia! Ma la faccio lungarina e invece non giù via! A testa, picciotto! Come ci sgredava? Come? Come? E chi glielo doveva dire a Don Pasquale? Andavi a fare il sapine. E io penso domani a da povera donna rosa, a moglie di Don Pasquale. Don Pasquale, quando si sentirà data sta cattiva notizia. Don Pasquale, domani. Cara signora, hanno ammazzato a compare Turino. Chi sa te sei compare Turino? Non la sono Don Pasquale, compare Turino. Un funerale meraviglioso con tutti i finanzieri che l'accompagnano. Hai una collera, una bile. Perché? Perché? Perché vi avvenere un tinto tenendo contenente ammazzare un paesanello mi conosce. Sì, bello mio, sì. Perché nella vita si sa dove si nasce, ma non si sa dove si muore. Ma lui lo sa. Sì. Lo macello, non ce lo saccio, un amore. Ma qua, comunque... A te stanza, cucuzza, ci metto da. Per oggi è nato nel nevo, Mi raccomando, domani mattina è qua, c'è un discordasso, Alle 4 in punto, Don Pasquale. Buone cose, Arrelce. Sta cagando in cuore. Niente ne capito, te la caggiarno. che notizia che mi ha detto. Volevo fare domani questa cosa, volevo fare.
è sta orchestra funeraria, capite? E che hai amico, che è? Lasciatemi sfogare, lasciatemi! Ma che succede? Che tradimento! Ma che succede? Poco grande! Ma che succede? Mogliere! Ma che ci vogliamo dire proprio sia? Magari tu fosse morta! E allora? Peggio! Se ne fui io, magari chi? Se ne fui io! Ha fatto bene, anzi ci perdito tempo, vai a fare prima. Come ha fatto bene? Ha fatto bene. Perché chi da, e chi che pensa, mio marito, due pezzi di rambella a 70 anni, vuole un figlio per forza? Taro, sai che faccio? Mi faccio la giuscia, ma lo faccio con un po' di tempo, scandalo. E vatta un po', dopo, buono. E cucù, e con il calamaro, un figlio pisciaro. Vabbè. Fora, amore, la mangiata da fora. Ma come gli sei mano, gli sai? Lorenzo, per piacere. Fora, l'orchestra funerale. Amore, la mangiata da fora. Amore, lei che c'è? Il Gesù lo mancava a noi. Un giorno poi, torna a sta casa. Ogni c'è permesso, Don Pasquale. Che avevamo, donna Nina? Che succede? Mi manda le signorine Matamè. Le signorine Matamè? E che cosa vogliono? Che se devo pezzare la vannara, che vogliono? Viste sono la rovina, la disfatta della mia. La mia prima disfatta professionale. Avete ragione, Ave. Ma io non hanno colpa. Io poco ti dice che sei una pesce da manè, la colpa mia, poi io ci disse. Come? Voi ci dicesse per signorine che quando c'era nei commissari sarebbe una veste da maniera? Quei cazzetti tutti sfardati, vestiti arrapezzati? No. Ah, forse voi? Deve essere che ho tinte. E io che pensavo che Scancia viene stato io stessa a pensare a questa cosa. E perché? Niente. Perché? Per farci dare le cassasorte dei commissarie. Ma da lì? Talia, che pensate che ci vanno acquistato? Niente, ormai il danno fu fatto e i signorini ci vogliono parlare, che c'è a dire? Non avete niente da dire, c'è. Io ormai hanno già banna, non vado da nessuna parte. Con bene mi vuole, in casa mi viene. Va bene, allora ci va dico e ti assicuro che venno subito, con permesso. Venno subito. Arrivederci. Allora, io che pensavo che avevano stato io stesso, a Zanina, vedete che pensate? Pasquale, non se! Non posso farla campare da maniera come lo sciogliere. Pasquale, non se! Scusi. Ah, ma il discorso non ha finito così, non finisce così. Ah, case! Case! Assassino di vita stessa carne! Pezzo di scellerato! A diventaste la favola di tutto il paese, diventaste! E io? Io che sogno tua moglie, sogno l'ultima sapillo? Ma come non ti vergogni? Ma che ha? Pasquale, mi rispunne? Pasqua un parle, che sullo signoro sape, che sogno che morta che viva, sogno che morta che viva. Pasqua ancora non mi risponde. Ma che ha? Ma che ti risponde? Che ti succede? Ma domani pure che ti succede io? A mia madre domani, pazzo di catina. E di tu farfalluna sono più pazzi di tia. A sfida hanno, un duello, i padrini. Ma qua è che ti ho contato tutte queste favole, Pasqua! Pasqua, o tenente, ha fatto decine di duelli, ha fatto. E agli suoi avversari l'ha mandato tutto lo camposanto, l'ha mandato. Pasqua, come può capire, si è morto, va là, sa che cosa va dicendo in giro, chi sto tenendo, sa che va dicendo in giro? Meno male che non galantuomo, meno male. Cacu la prima sciabolata, za! Ti fa satare la testa, ti fa satare. Va là. E io che l'hai pensato sempre, l'hai pensato, signore, facete morire prima a mia e poi a mio marito. Invece no, prima va a morire io e poi io. E lo sonno di stanotte, Pasqua, lo sonno che fece stanotte. Che te sonno? Quasi non ci penso ancora, ma marrizza di carne, marrizza. Non lo sonno, per il sonno. Lo sai che mi sonnavo, Pasqua? Che te sonnassi? Un mare in tempesta, drone e lampe. Una croce e tu lampionetta. E canterra un morto che a mezza casa c'era un morto. Riposo eterno, dateci, signore. C'è papia pure. Chi signore? Dov'è la canna giocera?
E stanno venendo, tenendo professore, stanno venendo. Tenendo professore? Levate qua! Pasqua! Levate qua! Lassa! Pasqua! Lassa, vedi! Lassa, vedi! Lassa, vedi! Chiudiamo le cave! Lassa, vedi! Come le Lassa, vedi! Lassa, vedi! Permesso? Signora amabilissima! I miei rispetti, signora, ma Don Pasquale dov'è? Mio marito non c'è. Non c'è, hanno capito o no? Ma cos'è successo? Me l'ha domandato pure che cos'è successo. Io mi meraviglio di loro, mi meraviglio. Mio marito di là dentro non esce. Non esce mio marito di là dentro. Mettetevelo in testa. I duelli li si raffare chi che non hanno niente da perdere. E poi, si vuole battere? Allora si battesse con mia, si battesse, si battesse con mia! Signora, io non capisco! Ma nemmeno io, signora! Non fu lei che mannò Alessia e Calenna come pagini? Ma no, signora, nemmeno per sogno! Ma sarà stato uno scherzo, sarà senz'altro uno scherzo! Uno scherzo! E suo marito naturalmente ci ha creduto! Uno scherzo! Lassami, Antonia! Lassami! Lassami! Calma, calma, Don Pasquale! Pasqua, senti che dice! È stato uno scherzo. È stato uno scherzo? Uno scherzo a me? Sì, sì, è stato uno scherzo. Comunque, se vuole il tenente è pronto a chiederle scusa. Lo faccio, tenente. Se signore, lo faccia. Lo faccia, mi chieda scusa. Le chiedo scusa. Vedesti? Vedesti? Lo rifaccia, lo rifaccia. Le domando scusa. Ah, capisci? Senti. Anzi, diciamo un'altra cosa, tenente, che lei capiva l'antifona e si scantà. Vuol dire che c'è la verità. E allora, scusate, che cosa venisteva a fare se non aveva a duellare? Vede, signora, diciamo che abbiamo preso informazioni e siamo qui pronti per riprendere le trattative. Riguardo... Le trattative riguardo ai signori. Riguardo, non, eh? Sì, abbiamo preso informazioni su di loro. Ci siamo informati. Bravissimo. Per benino. E siamo venuti. Bravissimi, per... bravissimo. Segno, chi c'è? Lei sta stendendo mutande l'ogno che ti do un bacio. Quale? E mi ha dato un auca. Stanno venendo le sorelle matane. Stanno venendo i signorini matane. Stanno venendo qua. Quando non abbiamo venuto a Zanina a dire sta cosa? Allora può essere che tu caemo. C'è allora, un tenente, per favore. Signorina, c'è permesso. Casa, casa. Prego, prego, carissime signorine Matamè, veramente, veramente, come state, come state? Temo di disturbo, ne ma quale disturbo? Se non nemo, va! Ma quale disturbo, signorina, quale disturbo? Voi non disturbate mai in casa mia, veramente. Scusate. Cos'è stato? C'è mutazione, qualche giorno ha preso, qualche giorno. Buono. Allora, signorina, si sente buona? T'ho posto? Allora, signorina, le presento il tenente Luigi Rossi. Piacere. Fortunatissimo, fortunatissimo. Signorina, a posto? Le presento il professore Barresi. Contentissimo. Insomma. Ma dai, che siamo luce, no! Ma che sono? Va bene, va bene! Allora, allora, veramente, tanti auguri! Grazie. Arrivederci! Auguri ai figli maschi, veramente! Figli maschi, meglio sul navissimo, però! Auguri e figlio mascolo. Grazie. Don Pasquale, grazie a lei. Arrivederci. Auguri. Veramente, auguri. Roma, tenna dura. Fu sacrificata perché fare scangiare questo cammiale, una catapara che quando faceva. Però ci arrenisciamo. Non vasco! E ora, Ro, basta! Non ne voglio sentire chiodo come un'area matrimonio, veramente. Me lo prometti? Tu prometti? Me lo giure? Tu prometti. Ma così basta. Siamo tutti più tranquilli. Che non è vita che si può fare, completamente. Vasco! Assolutamente. Pianto! Vedi chiave. Che c'è?
Don Pasquale! Come lei va, ha accumulato tante matrimonie. Quando vega frequenta in giusta casa, ne ha accumulato. Per fine sarà allemata a me, che ce ne volia. Quanto figlia si stamava. Don Pasquale, senti una cosa. Ma non c'è per mia. Sarà vediamo, papà. Tutto va. Eppure no. Mi sta venendo in mente uno che cerca moglie a buglia persa. Che tosto, papà, io cosa mando in domanda a fare quando si presenta? Ma specchino che stai pensando pure io. Sembra così, ogni volta parliamo di lui, si presenta. Don Bosco! Don Angelo! Don Bosco, salutiamo! Don Angelo, carissimo, veramente! Ma nega per caso se trovato a chi mugghiere per mia! Don Angelo! Senti da mia! Mi piace Antonia, a me cammarera! Tale che c'è! Ma che cosa sapevo fare un caffè? Un caffè? Perciò si sapeva fare un caffè! Ah, notte rumvolia! Rumvolia? Attaccasi la lotta e finisce a mantenere 5. Buona! Allora, ci piace? Buona! Tieni la casa sto cannerino. Dona, senti una cosa. Come finì? Ti piace, Don Angelo? Buona! Perché l'ha mangiata? E poi questo che mi dovrà mangiare, capito adesso, mio amore? E allora, si può fare? Si può fare! Però vai a aspettare un minuto. Che fare? Un minuto. Con permesso! Volete non basta! Un minuto, non so cazzo che ha a fare. Allora, Don Angelo, a posto, siamo sicure? Buone! Sa per fare un caffè, a rumvolia, perfetta per voi. Perfetta. Ma che fai con questa valigia, Antonio? Non basta! Io me ne vado come zito! E poi sapo come si dice, arancia, come le guai se le chiange, che se lo so! Basta, io che ne ho a fare con questo? Se sprazzasse! Amonine, Angelo! Amonine, gioia mia! Angelo! Levati sto bastonetto! Che ora ti faccio attesare io! Don Pasqua! Arrivederci, Don Angelo! Ma chissà vero non c'era Misa, chi dà Antonia? Basta! Come nama sta surda d'Antonia! Basta, non ne voglio sapere più niente! Ora ne facciamo un bello viaggio alla Meregazzuela, buono! Ne affettiamo una bella casuzza, buono! E ci mettiamo un bello cartello nella porta. Qui trovasi il più grande paraninfo siciliano. Buono. Va bene? Bellissimo! Amonin, partiamo, non ne voglio sentire niente, ciò di nulla e di niente!